Esame di Natale. Un distruttore a ozono, 5.000 missili fiammeggianti. Minimus, sto scrivendo a Babbo Natale, puoi piantarla? C'è un pacco per Maximus IQ. Grande Maximus, piacere, camaleonte. Vi voglio offrire due magnifici regali nella speranza di venire scelto come vostro numero uno. Ma lui ce l'ha già un numero uno, me. Siamo in due allora. La bolla degli invisibili può essere vista solo con gli occhiali a infrarossi. Per voi, vostra perfidia. Non male. Qual è il secondo regalo? Ma la distruzione di Atomic Betty, naturalmente! Questo sì che è un regalo di Natale! Prendi appunti, Minimus! Da lui puoi imparare molto! Io vestita da Babbo Natale? Oh, è così umiliante! Sei stata un amore a farti avanti per travestirti. I bambini ti adorano. Ah, non mi sono fatta avanti. Mi hai obbligata tu, mamma. Con la barba sono ridicola. Non è vero, Betty. A me sembra che ti doni molto. Almeno ti copre la faccia. Su, con la vita. Non ne avrai per molto. Ops. Scusa, Babbo Natale. Devo avere sbagliato il numero. Ammiraglio De Gil. Sono io, Betty. Devi presentarti all'Accademia dei Guardiani Galattici per una revisione immediata. Una revisione? Ma signore, la mia squadra è risultata la migliore della galassia. E poi è quasi Natale. I super malvagi non vanno mai in vacanza, né tantomeno i Guardiani Galattici. So bene che puoi fare di più, Atomic Betty. Eccolo qui, bambini! L'uomo che abbiamo aspettato per un anno intero! Babbo Natale! Spine, sapevi che Betty è Babbo Natale? Non sono Babbo Natale! Lasciamo stare! Dobbiamo andare all'Accademia per fare un test. Così vuole De Gil. Ma noi otteniamo sempre i risultati migliori. Lo so, anche per me è inspiegabile. Atomic Betty non potrà mai sopravvivere ai test che ho progettato per lei. Il tuo piano promette bene. Ma perché proprio l'Accademia? È Natale, sono tutti via. Esattamente. Inoltre, non sospetterà nulla qui nel suo territorio. Il luogo perfetto per la trappola perfetta. Complimenti, bella trovata. Oh, è vero, si accorgerà che dietro ci sei tu. E ora vi presento il comandante Maxley. Il più importante istruttore dell'Accademia. Entrate nella bolla degli invisibili, che lo show abbia inizio. Stai in guardia, testa girevole. Buongiorno, comandante McSlim. Cosa ci fate voi qui? È Natale! Tutti a casa! Sto aspettando Atomic Betty. Atomic Betty! Ora esaminerò le vostre capacità. Un errore, siete fuori! 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 Test numero due. Tiro al bersaglio. Ok, 5 minuti di pausa. Spero abbiamo quasi finito. C'è un elfo che mi aspetta giù sulla terra. Vogliamo Babbo Natale! Vogliamo Babbo Natale!
Natale sta arrivando! Non dovrebbe tardare molto ormai, almeno spero. Durante l'attesa, guardate e imparate la tipica danza degli elfi! Il capo vuole sapere quando riceverà i regali che gli hai promesso. Più o meno mai, non è vero, camaleonte? Sei inutile! Comandante McSlim? Credi che ci abbia viste? Ci ha viste come? Ah! Ammiraglio De Gil, l'esame sta andando bene, signore. Siamo con il comandante McSlim. McSlim? Esame? Questa è proprio bella. Ha sentito, McSlim? Esami a Natale. Molto divertente. Volevamo soltanto augurarti buon Natale. Se quello è il vero McSlim, allora il nostro chi è? Il camaleonte! È una trappola! Maximus è dentro la bolla degli invisibili! Aiuto! Ti consiglio di recuperare i tuoi piccoli fans, sempre se non li vuoi vedere arrostire a 3 milioni di gradi! Betty li prenderà in un attimo, non c'è dubbio. Lo capirebbe anche un bambino, muso verde. È proprio questo che voglio, testa elicottero! Quando li avrà raggiunti, premerò il bottone e boom! Sei un genio! Non malvagio quanto me, ma sei un genio lo stesso. Camaleonte, io ti scelgo come mio nuovo braccio destro. Mamma, cosa sarà di me? Dimmi! Noi siamo una squadra! Sei licenziato! Ci vediamo! Un attimo! Cambio di programma! Dirigili di nuovo verso l'Accademia, in modo che quando esploderanno, la scuola stessa andrà in frantumi! Oh! Capo, voi siete il malvagio più malvagio di tutti quanti, super malvagi! Babbo Natale non è ancora arrivato, ma uno dei suoi migliori amici è qui. Un attimo, quel suono cos'è? Per caso Nolaren, amici? La slitta si schianterà contro l'Accademia tra 10 secondi circa. Se solo sapessimo dov'è nascosto Maximus! C'è un pacco in arrivo! Sparky, non abbiamo tempo per aprire i pacchi. Stanno per schiantarsi. Mi è venuta un'idea. Far scontrare i marmocchi con Betty. Oh, che genio! Virata! Guarda! Certo, meglio occhiali. Non ora, Sparky. No, la bolla degli invisibili con dentro Maximus è là davanti. La vedo. Vira da quella parte. X5, devi riuscire a salvare i piccoli guardiani galattici. Si stanno avvicinando. Molto bene, così li vedrò meglio mentre esplodono. Oh! Qualcuno mi aiuterebbe a scendere da qui. Scusami, Noah. È stata dura salire sul camino. Ci ho messo troppo tempo. Non c'è problema. Mi stavo divertendo. Oh, oh, oh! Buon Natale! Ah!
cosa che preferisco in assoluto del Natale è fare i pacchetti. Camaleonte, sei licenziato. No. Minimus, sei riassunto. Niente aumenti nei giorni liberi. Oh, questo Natale è senz'altro il migliore di tutti. Il mio capo ha un cuore d'oro. Betty.